Ciao Matteo, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Preso on Air. Oggi siamo qui, seconda giornata di ISE con Matteo Riva. Ciao Matteo. Ciao Sofia. E presentiamoti perché abbiamo un ruolo nuovo e ancora più importante, quindi io ho un fogliettino con gli appunti perché abbiamo preso solo un caffè questa mattina, che è Head of Technical Sales Videoproiettori per Epson Europe, giusto? Esattamente. Quindi tanta responsabilità e un territorio molto ampio. Sì, ho fatto la responsabilità di tutta la parte che noi chiamiamo di pre-sales, tutta la parte tecnica che contribuisce allo sviluppo dei progetti e alla presentazione dei prodotti. Abbiamo una forza molto presente sul territorio, abbiamo un ingegnere per ogni paese, quindi riusciamo a dare un servizio molto preciso e molto vicino anche sull'università. Questo fa parte un po' della nostra forza. Infatti, ma torniamo un attimo ai prodotti, perché quando si arriva alla Hall 3 di ISE si viene subito catturati da una, diciamo, quasi spiaggia, un po' spagnoleggiante, con un ombrellone bello particolare. Ce ne parli un po'? Sì, diciamo che l'idea dell'ombrello o l'idea dello stand non è legata alla spiaggia, ma è legata a un festival dei colori che avviene in Portogallo. Ok. Tutto il nostro stand è stato basato sui festival dei colori, perché i nostri videoproiettori, che sono l'oggetto principale che presentiamo questa fiera, hanno l'eredità di poter produrre i colori nella loro pienezza, nella loro vivacità, così come sono nel mondo naturale. C'è questo festival dove si utilizzano tutti degli ombrelli colorati, quindi abbiamo tutti dei video, tutti i contenuti e anche lo stand, tutto costruito su questi festival dei colori, quindi abbiamo ricreato un ombrello sulla quale abbiamo fatto una proiezione con i nuovi proiettori, che sono la novità di quello che abbiamo. Parlacene un po', 4K anche come scelta un po' tecnologica, giusto? Sì, diciamo che nell'evoluzione della videoproiezione in questi anni si è passati dalla sorgente luminosa lampada verso la sorgente luminosa laser, quindi i proiettori, diciamo, si sono evoluti, diventano più piccoli, più compatti, più leggeri, più rispettosi dell'ambiente, quanti consumi di, diciamo, più sostenibili, quanti consumi di energia sono praticamente crollati. Se pensate che una macchina da 20.000 lumens, quella macchina che stiamo presentando oggi con risoluzione 4K, consuma 1200 watt più o meno, è una macchina analoga di una decina di anni fa, ne consumava circa 8.000. Caspita. Quindi abbiamo fatto un bel passo in avanti. Il 4K, come dicevi, è un po' l'evoluzione nuova, quindi la risoluzione 4K permette di poter avere per centimetro quadrato, metro quadrato, quattro volte la quantità di informazioni che un proiettore Full HD può dare. Abbiamo visto che questa nuova tecnologia alla fine si sposa anche con una evoluzione applicativa dei videoproiettori. Siamo passati da una decina d'anni fa alla fine a applicazioni più classiche, corporate, educational, diciamo, dove il proiettore ha sempre fatto da padrone, ha una libertà creativa di utilizzo del proiettore veramente inimmaginabile. Sì, diciamo che, e da qui nasce anche l'esigenza del 4K, no? Quindi mentre fino a qualche anno fa, prima dell'avvento della tecnologia, specialmente i LED, il proiettore era l'unico dispositivo che permetteva di fare un'immagine di grande dimensione. E quindi si utilizzava in qualsiasi ambito. Quindi sopra i 42 pollici, 50 pollici, bisognava proiettare. Era proiettore. Oggi invece esistono altri dispositivi, sia monitor che arrivano fino a 100 pollici, che LED, che ovviamente possono fare qualsiasi tipo di dimensione, qualsiasi dopo. Su tutta una serie di tecnologie, quindi la proiezione che viene ancora utilizzata anche moltissimo comunque, quello che chiamiamo classico interruttore schermo, viene utilizzato oggi invece per queste applicazioni come l'ombrello, queste applicazioni che noi chiamiamo immersive, queste applicazioni, diciamo, che utilizzano la luce e le immagini del proiettore per illuminare una superficie. Ed è questa una delle caratteristiche principali della proiezione, che il proiettore può proiettare su qualsiasi superficie. Può essere un semplice schermo bianco, può essere un palazzo, abbiamo mapping outdoor, video mapping, o può essere anche una montagna. Ho fatto una proiezione su un ghiacciaio dove un ghiacciaio. Caspita! Quindi, il proiettore è diventato molto flessibile, molto dinamico,
come vi stavo raccontando prima, mi ho girato con un proiettore da 20.000 lumens che prima pesava 150-160 kg, oggi ne pesa 24. Quindi diventa anche molto... anche facile da trasportare. ...da utilizzare. E la risoluzione 4K, perché è un po' il live motive che stiamo, diciamo, di questa fiera, perché stiamo presentando tutta la nuova gamma di 4K, permette di, specialmente nell'ambito museale, nelle sale immersive, proprio di eliminare il pixel e di dare all'utente la possibilità di avvicinarsi al muro senza avere nessun tipo di fastidio, diciamo fastidio nel senso di vedere le lampadine nel caso delle due pixel, e di avere un dettaglio come l'abbiamo nella vita reale. Fantastico, ma infatti abbiamo visto dalle mostre di Van Gogh ad altre applicazioni la montagna stessa, alla fine se pensi che riesci a coprire una superficie così grande con una facilità, passami il termine, ma comunque pratica di allestimento, perché alla fine il proiettore quando lo spegni e lo vai a trasportare sicuramente è anche meno fragile di altre tecnologie competitor, ma è anche più facile sostanzialmente da portare in un'altra area e magari nella tappa successiva dello show e riprogrammare e andare in scena più facilmente. Sì, assolutamente. Cioè, rispetto ad altre tecnologie disponibili sul mercato, il proiettore permette di smontarlo, montare l'ottica, fare l'operazione e smontarlo, quindi i tempi di allestimento sono molto molto ridotti. Oggi poi grazie a una tecnologia di lenti è possibile mettere i proiettori molto vicini allo schermo, quindi ci si può fisicamente avvicinare al muro, che non così alla parete o alla superficie di proiezione, senza intersecare la proiezione, quindi l'ombra non viene proiettata. Quindi riesco a creare uno spazio immersivo all'interno del quale vengo avvolto dal muro. E di nuovo il 4K qui la fa. Decisamente. Ma a proposito di avvicinarsi alla parete, quindi questa tecnologia, al di là di quello che è l'applicazione più scenografica, anche nell'ambito più classico, quindi nel corporate, ci sono state delle innovazioni importanti, giusto? Giusto, giusto. Abbiamo lanciato, lo ripresentiamo quest'anno, un nuovo proiettore che viene concepito proprio per l'ambito corporate, ma non solo. Un proiettore di fascia media, con un prezzo anche molto accessibile, che utilizza una nuova tecnologia di lenti che si chiamano super ultra short. Che cosa significa? Significa che per farvi capire, appoggiando il proiettore al muro, quindi avvicinandolo al muro, immaginate che da anche il modello utilizza un cinema, appoggiato sul mobile del soggiorno, così appoggiato sul mobile del soggiorno, può fare uno schermo da 120. Caspita! Quindi non è più il concetto di mettere il proiettore lontano, di avere lo schermo, posso utilizzare la mia parete di casa per fare una proiezione, quando non utilizzo il proiettore lo spengo, compare e non c'è lo schermo. Abbiamo delle applicazioni qui proprio mobili, fatte ad esempio per le Microsoft Teams Room, dove noi stiamo prendendo. Ok. Con questa, i nostri proiettori supportano il 16 e il 21 noni, quindi formato di proiezione, abbiamo un mobile all'interno del quale il proiettore annegato, non so come dire, è chiuso dentro nel modulo, quindi nel momento in cui nella mia meeting room spengo il proiettore, tutto scompare. Quindi abbiamo una superficie pulita, una meeting room estremamente pulita dal punto di vista del design, anche perché ormai le meeting room non sono più quelle tristi degli anni 80, c'è un investimento anche in termini di design e arredamento non indifferente. Una combinata con uno schermo con tecnologia ALR, che è anti-rejection light, okay, che è la rejection, che permette di avere in piena luce una qualità identica a quella che può dare un mondo. Quindi schermo, apro le tende e non succede niente? Lo schermo è del tipo pantografato. Ok. Il proiettore, lo schermo si apre, faccio la mia call, finisco la mia call, tutto si chiude e la mia sala ritorna come se non ci fosse nessuna tecnologia in casa. Fantastico. Alla faccia delle altre tecnologie che sì, si stanno prendendo la corpo. Per esempio, se montassi un monitor, quando il monitor non utilizzo è spento, e quindi è nero, e quindi ho un quadro nero appeso. È anche grande. Ma torniamo velocemente ai 21 noni, una risoluzione molto particolare. Che senso ha all'interno di una corporate room? Perché è un beneficio avere così tanto spazio di proiezione? Il fatto di avere così tanto spazio di proiezione, questo sono tutti gli studi che sono stati fatti da Microsoft, okay, garantisce alle persone che sono nella call di avere in un quadro unico sia
i contenuti, quindi le presentazioni, i documenti che normalmente si condividono in una call, che tutti i partecipanti. Ok, quindi un coinvolgimento molto più, coinvolgimento più forte. Molto, molto maggiore. E quindi avere più spazio a disposizione, soprattutto nel formato, perché comunque il formato 21 nomi, avendo l'altezza un po' più bassa, mm-hmm. segue un po' il profilo del genere. Ok. Quindi dà una sensazione di vicinanza. Annulla un po' le distanze. Fantastico. Matteo, abbiamo finito il nostro tempo e sicuramente ci sarebbe molto di più da discutere sulle novità di Epson. Io ti ringrazio. Ovviamente, e ovviamente invitiamo tutti quanti, chi è ISA, a passare dallo stand Epson. Ricordiamo un attimo dove si trova. Si trova nella Hall 3, lo stand è J100. Ma in ogni caso si nota, si subito arrivando. Basta alzare lo sguardo e si vede. E poi maggiori approfondimenti seguiranno sia sul sito Prase sia nei nostri prossimi incontri, perché sicuramente nel corso dell'anno faremo tanto insieme. Grazie ancora Matteo. Grazie a voi per l'invito. E buon secondo giorno di ISE. Grazie.